Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy XVI e si continua a cacciare. La volta scorsa abbiamo sconfitto un goblin che non era neanche tanto incredibile dal punto di vista di potenza, per cui, vedete, stiamo iniziando a calare nuovamente le aspettative. Probabilmente gli ultimi due, che appunto non hanno l'immagine ma hanno le scritte, saranno di grado S, se non addirittura SS, chissà. Baigul o Bigul, tra le svariate bestie che abitano Walud, vi sono molti esseri che non sembrano in alcun modo creazioni della natura, bensì di un qualche dio malvagio. Baigul o Bigul è una di queste, un felino che in modo quasi sadico si diverte a dare la caccia ai pochi umani che ancora calcano i remoti angoli del continente per poi usarli come un bambino farebbe con un giocattolo. Al punto persino da intrattenersi masticandone ripetutamente le estremità. E qui ci troviamo nella conca di Critten a Walud. Quindi abbiamo un luogo preciso qui in questo caso, la conca di Critten, che dobbiamo vedere se magari si trova in una zona particolare. Allora, covo di Rickmal. Confini dell'infinito che però spero che non si trovi nelle zone, ecco, conca di Critten. Mannaggia, qui non ci possiamo andare purtroppo perché c'è la ancora c'è la missione principale che devo sbloccare, c'è anche una side quest. Niente, quindi mi sa che questa per ora la dobbiamo skippare perché non sono sufficientemente lontano con la main quest. Quindi preferisco, per evitare filmati e roba del genere, andare avanti. Agni. Un gruppo di spezza maledizioni nella scoperta Walud riporta di aver incontrato questa creatura nei pressi della strada che attraversa Mezzagola. Coloro che ancora ricordano gli antichi fasti di Cinerea conoscono l'Agni come una bestia pacifica, ai tempi persino venerata come la Jarl Kona del Nord. Oggi invece l'etere ha alterato la sua mente, portandola a sfrecciare di qua e di là, travolgendo qualsiasi cosa incontri. Mettere fine alle sue sofferenze non sarebbe che un atto di grazia. Quindi anche in questo caso siamo a Walud, però Mezzagola. Vediamo se Mezzagola riusciamo. Ecco qua, Mezzagola. Quindi sarà probabilmente qui. Per cui noi teletrasportiamoci qui, ai confini dell'infinito, e raggiungiamo il nostro nemico. Eccoci qua, siamo a Mezzagola e probabilmente noi dobbiamo andare. No, qui mi sembra troppo piccolo come spiazzale, però se andiamo da questo lato, esatto, dovremmo trovare. E infatti il Chocobo si è fermato, per cui eccoci qua. Boom! Esatto, ed è una Kashyyyk tra l'altro. Agni, quindi leggermente impazzita. Ma per noi non sarà un problema. Guarda un po' chi è arrivato. Peccato che non sembri molto amichevole. È già breccata? Ah, livello 40, ecco perché è molto debole. Questo però. Questo si deve evitare. Che questo te la spezza sicuro la guardia. No, si è rialzato. Pensavo fosse ancora a terra.
Aia. L'ho schivata e mi colpisce lo stesso. Ma che cazzo è? Madonna, che combo pazzesca questa. Madonna, morto. Madonna mia. Completamente impazzito. Madonna, Bahamut e Odino insieme sono incredibili. Sono veramente incredibili. Veramente incredibili. L'altro livello up, lingua di pietra. Ho tutti gli elementi per craftare la cintura. Non l'accoglienza migliore. Posso creare la cintura quella nuova. Vabbè, ve la faccio vedere a sto punto il crafting. Scusami, una volta ottenuti tutti gli oggetti, vi faccio vedere anche il crafting dell'oggetto in questione. Perché abbiamo ottenuto il perizoma macchiato. Non so, macchiato non so di cosa, non chiedetemelo. E la lingua di pietra, più gli altri oggetti, ci permettono di craftare finalmente la cintura di qualità, credo, massima. Allora, che ti serve? La Uroboro, vedete che è di qualità gialla, come se fosse tipo leggendaria, no? Oddio, un secondo. Ok, perdonatemi, era partito addirittura il test della protezione civile, perché sto registrando e mi è partito il test della protezione civile, però vabbè. Comunque, come potete vedere, abbiamo gli oricalco ottenuti dalle precedenti cacce, la piuma cometa e la lingua di pietra che mi permettono di craftare l'uroboro. Nemmeno un graffio, eh? Quindi abbiamo adesso un equipaggiamento eccelso. Ah no, questo mi sa che è un altro telefono. Sì, sta suonando l'altro telefono. E abbiamo anche la possibilità di craftare i figli di Uroboro, perché abbiamo il fiore di Molboro e il perizoma macchiato. Il divoratore generò due figli e, come il padre, anche questi guardano sempre in avanti, verso il passato. Avvicinando questi lisci bracciali di cuoio ai tuoi polsi, essi si cingono intorno alla pelle con una stretta stranamente calda. Toglierli richiede più sforzo del dovuto. Modestia a parte, e anche questi male. Li abbiamo presi. Come spade, invece, abbiamo la Götterdämmerung, che ci serve la Ragnarok, che è una spada che abbiamo già ricevuto con una sidequest, lo ricalco, che si prenderà probabilmente con le cacce, e il Neracciaio. È il corno da battaglia primitivo che abbiamo ottenuto dal Goblin. Quindi ora mi servono i Neracciaio, che si otterranno probabilmente dalle ultime due cacce, sono abbastanza convinto. E poi gli oricalco li troveremo anche con le altre cacce, credo, molto probabilmente. Se Ragnarok è stata forgiata per celebrare la guerra delle divinità, allora Götterdämmerung, che significa tramonto delle divinità, è stata forgiata per celebrare la caduta delle stesse. Ciao. Ok. E quindi questo sarà il nostro, penso, equipaggiamento finale poi per l'endgame e tutto quello che sarà il continuo della nostra avventura. Ma per il momento questo è tutto, ci becchiamo alla prossima.